Ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. Siamo arrivati a un episodio introduttivo. Siamo early, ancora nel pieno della demo che ho giocato. E vorrei dire una cosa a riguardo. Ho un desiderio, ho una speranza, ho un augurio. Vi sembrerà strano, vi sembrerà scottante, vi sembrerà spiacevole, ma vi assicuro, è importante. Vorrei che questo fosse lato Rebirth, quantomeno. Il peggiore episodio della serie. Quello che sta per succedere qui non sarà brutto da vedere, non sarà insopportabilmente criticato, ma è veramente mediocre. È veramente mediocre, è il modo sbagliato di reinterpretare, evolvere e prolungare soprattutto una scena che sulle sue spalle ha anche non soltanto anni anagrafici, cronologici, ma culturali e di maturità, assente maturità. Quindi preparatevi a non vedere qualcosa che secondo me vi darà quella sensazione che forse potrebbe avervi dato il già avvenuto remake di una certa scena in Advent Children, ove invece l'effetto, visto che era appunto di pochi secondi, lasciava immaginare tutto ciò che qua invece non ci sarà, ma anzi verrà un po' aggredito, appiattito, ricordato quanto semplice e mal esposto fosse già all'epoca, ma che funzionava nel suo insieme. Anche per piccole frasi diverse, per piccoli focus diversi, per anche tempi diversi. Ok? Non sarà tremendo, ma sarà deludente. E voglio che questo sia il momento più deludente di Rebirth, perché non vedo l'ora. Non vedo l'ora di cominciare veramente a giocare e ad affrontare, a scoprire l'open map, l'open world. Chiamiamolo open map più che open world, devo ancora constatare davvero di cosa si tratta, anche perché appunto in quella mappa ho giocato veramente poco. Quindi andiamo, continuiamo la partita, che sarà tanto narrativa oggi. Eccoci qua. La scalata del monte Nibel è stata piacevole. Adesso è arrivato il momento di vedere l'innesco della tragedia di Final Fantasy VII. Si spera, ovviamente, senza altre dimostrazioni di game design obsoleto come sposta la cassa per assorbire il mago, che fatto due volte è veramente difficile da tollerare dinanzi a un remake. ここ普通に稼働中だよな。地方の旧式魔法炉は定率運用に切り替えたはずだから。村の人たち稼働中だってこと知らないよな。新らしいやり方だ。そういうところ直した方がいいのに。プレジデントに言ってやれ。異常動作って何だと。魔法炉は本来都市開発部門の管轄だから、ここは科学部門に貸し出されている。ああ、すごく嫌な予感がする。 Il momento in cui Sephiroth perde il senno, secondo me è ancora meglio reso nell'originale, anche per quanto poco si conoscesse Sephiroth rispetto ad ora, che non ripeterò ancora a lungo, ma continuo a dire per ora, è veramente troppo. Troppo presente, troppo stato reso un po' una sorta di poster boy dell'intera compilation di Final Fantasy VII. Ascoltate questa melodia. Abbiamo già parlato del fatto che sarà una sequenza criticata, criticabile, imperfetta, imprecisa, tutto quello che vogliamo. Ma con questa host permettiamoci un'immersione. Poi la correzione della verifica arriverà. Guardate che belle le luci. Che spettacolo.
Ecco, scendere queste scale così con questa grafica mi fa veramente ricordare quando lo facevo nel titolo originale, accidenti. Incredibile. Incredibile. Che spettacolo. Eccoci qua. Genova un tempo non era un segreto, evidentemente. E Nibelheim. Un luogo molto importante. Hōjōme, yatta na. Nanda koko? Giustamente. Attenzione catturata. Genova? Genova te... ホッドから漏れ続けるエアが異常動作の原因だ。クラウド、外のバルブを閉じてこい。了解。Bel lavoro di fotografia. Davvero un bel lavoro di fotografia. Preparatevi invece a un pessimo lavoro di design. Vi va di tirare questa valvola per una stupidamente inutile quantità di tempo quando poteva essere una cutscene? Sarà finita, no? Esatto. Il profilo della spada. Sephiroth! Koko ni aru no wa jinkou materia no seisei souchi da. Daga, Hōjō wa kono naka ni doubutsu o ire! Mafou to tomo ni gyōshiku shita! Sore ga shinshu no monster no shoutai da. Rivedere quei design così. Ah, no, no. Genova.
同じだというのか。セフィロス。子供の頃から俺は感じていた。俺は他の奴らとは違う。俺は特別な存在なんだと思っていた。しかしそれは、それはこんな意味じゃない。俺は人間なのか。そして俺たちは村へ戻った。でもセフィロスは部屋にこもってしまった。その夜はね、ソルジャーたちと食事会だって村長が楽しみにしてたの。それが中止になったからパパにぐちぐち言ってた、うん、なことよりセフィロスはその後どうした。夜のうちに宿から姿を消した。Queste scene sono molto importanti per suggerire più esplicitamente i dubbi su il racconto, la presenza, amnesie, se presenti o meno, eccetera, eccetera, eccetera. La sera dopo il sopralluogo. Sephiroth è scomparso. Sephiroth が死んだ屋敷の方へ行ったぞ。声をかけたのに無視してな。プレイにも程がある。Sephiroth さんならついさっき出て行ったよ。お散歩かしら。ん？ Sephiroth？おう、彼なら少し前に外へ出て行ったな。Il fatto è che la residenza Shinra è molto importante. は村で一番大きな建物で、マコーロより古くからあるの。シンラカンパニーがまだ小さかった頃の研究施設だったんだって。その地代が村の重要な収入だったみたい。ここまで来たけど。 Questo genere di continuo racconto è un ottimo miglioramento del flashback. 寝てるのかもしれないな。倒れてからどうすんのよ。だが英雄セフィロスはそんなヤワじゃないだろう。Questa villa è molto importante, lo ripeto. Sono sia felice sia molto preoccupato di come è stata gestita. Ne troveremo grandi segreti, personaggi, boss. Guardate. Quante volte l'abbiamo vista ormai? Forse troppe, vero? Dirò sempre troppe. E se c'è una cosa che ho fatto in demo per potervene parlare, è stato correre moltissimo qui, a differenza dell'essermi messo anche in quel caso ovviamente a giocare un po' di photo mode nelle prime ore. Quindi posso? Siete veramente avidi del vostro lavoro. Gelosi forse. Eppure non dovreste vergognarvi, dovreste lasciarci liberi anche di vedere qualche piccolo difetto grafico. Non è una vostra colpa, è lecito. È solo più affascinante amare questo medium esplorandolo con gli occhi e con la conoscenza. Mannaggia, photo mode ampio 20 centimetri.
Questo si libererà un giorno. Per ora. Pensavo potesse essere uno spartito. E poi abbiamo i segreti del laboratorio, così insopportabilmente facilmente raggiungibili. Alimentato, un pulsantino e andiamo giù. Va bene. Ricordandosi che i limiti di level design sono gameplay. Accettabile e sensatissimo, a maggior ragione nel genere, ma che a livello di realtà, eccoci. Turn back. E qui? Oh. La porta è chiusa. La porta è chiusa. Ma Sephiroth si trova qui. ニセンネン前の地層から見つかった仮死状態の生物。その生物をガスト博士はジェノバと命名した。 ムエギル 1977年7月7日 ジェノバを古代種と確認。ムエギル 1977年9月13日 ジェノバプロジェクト承認。その生物をジェノバと命名。ジェノバを古代種と確認。 ジェノバプロジェクト承認。セフィロス、何してるんだ？一人にしてくれ。それからセフィロスは地下室にこもりきりになって、何かに取りつかれたみたいに資料を読んでいた。 Sono puntini molto semplici, ragazzo. Inutile pensarci. Giorni passati a leggere. なあ、クラウド。実に興味深い記録だ。 2000年前の地層から発見されたその人は優美な微笑みを称えているように見えた。やがて私はその人こそが
太古の時を生きたという伝説の古代種だと気づいたのだ。私はその人を。È difficile. Ne abbiamo già parlato senza che potessimo farlo con lo schermo attivo, ma tutti quei libri accatastati, giorni di full immersion, la Shinra che non si fa nessuna domanda, non manda nessuno a controllare, c'è il loro più potente soldato, lo posso anche accettare per suspension of disbelief di questa sorta di aura anime molto importante che permea quest'opera per ragazzi così comunque potente e forte nella sua evoluzione all'interno del medium videoludico. Ma non puoi farmi questa scena in cui mi leggi la stessa cosa la seconda volta dopo giorni di ricerca e perdizione, perdita di senno e concentrazione nello svelare il segreto. È la stessa cosa che hai letto prima. Hai solo aggiunto che sembrava che ci fosse un sorriso per... Ma è veramente difficile. Cioè, questi hanno girato, scritto e prodotto questa scena pensando che fosse questa la parte interessante, Claudio. Era un antico, non te l'ho detto prima, l'hanno chiamata Genova e ne hanno fatto un progetto, hai visto? Questa cosa, nella prima pagina del primo libro, non l'ho mica aperta, non l'ho mica letta. Genova to meimeishita. Grazie, incredibile. Yagate, Genova progetto ga hajimatta. Ecco. Progetto no mokuteki wa kodai shu no saisei. Soshite... Effetti all'Advent Children. Importante. あの時、俺が早く意識を取り戻していれば。もしそうだったら、村を守れたかもしれない。いや、どうかな。
セフィロスさんが。Mi permetto di dire purtroppo che per quanto io cerchi di immergermi in questa tragedia, in questa scena così importante, non riesce a trasmettere lo stesso di un tempo, e non perché è stata già vista, ma perché questo zoppicare durerà talmente tanto tempo e risulterà talmente tanto fuori testo da quello che dovrebbe essere il Soldier che ha combattuto fino ad ora Nibelheim nel monte Nibel a fianco di Sephiroth. E non c'è bisogno di far vedere la distruzione di Sephiroth facendo zoppicare un personaggio in un videogioco così a lungo e senza che tu possa fare niente se non aspettare questa sorta di non cutscene a questo punto, che potevi rendere tale con un po' più di decisionalità e budget, e impedirci anche il fatto di costringerci a script che ti fanno sbagliare strada e quindi far tornare indietro questa cosa. Tu non possa andare più veloce di così. Non è un buon modo di fare esperire la distruzione, la sofferenza, le fiamme, il crolli, la violenza e la crudeltà di un essere impazzito. Non così. Non nulla, Nake. Questa purtroppo è la parte peggiore. Non renderò tutto goffo, non costringendomi appunto a non premere i tasti, ok? Aspetta. Non renderò tutto goffo non premendo i tasti, paralizzando l'animazione, come ho sentito dire accada a qualcuno che l'ha testato. Io non voglio farlo, non ci ho neanche provato. Ci credo, mi rendo conto, non è un problema. Ne abbiamo già parlato in anteprima, non voglio neanche spezzare il momento, ma rendiamoci conto comunque che stiamo per vedere una cosa su cui non voglio chiacchierare troppo sopra. Voglio lasciarvi il tempo di vivere l'esperienza senza qualcuno che vi intrattenga mentre fa un'analisi di ciò che accade, ok? Sephiroth viene circondato da praticamente 4 persone con il fucile. Anche in una scena semplice, banale, già vista, riprodotta, superficiale, serve per far creare terrore nei confronti di questo antagonista impazzito che di colpo ha deciso di epurare il mondo dagli inferiori, ok? I colori quali umani non sono antichi e hanno usurpato la terra di sua madre. Il problema qui, oltre agli altri,
è che questi quattro non spareranno un colpo. La paralisi della paura funziona come meccanismo narrativo e di reale fatto. Cioè, esiste questo concetto nella natura e nell'essere umano tantissimo. Ma siete in quattro e lui comincerà a ucciderli, non tutti contemporaneamente, come avrebbe avuto anche senso per valorizzare quella paralisi temporanea, ma uno a uno, lentamente. Lentamente. E nessuno sparerà un colpo, nessuno farà dimostrare a Sephiroth che è immortale o impossibile da colpire, non defletterà colpi, non taglierà fucili, non li fermerà dal fare niente, perché loro non faranno niente. Ed è una cosa di una lunghezza asfissiante e di una innaturalezza spaventosa. Indipendentemente dal rispetto che possono avere per lui come figura, dalla paura che può incuter loro, dai pensieri, dalla titubanza, al terzo che ti accoltella, magari un colpo lo spari. No, no. Quindi si va a creare questa scena di sadismo assoluto, anche prolungata troppo, che spezza. Spezza. Non eleva, non migliora, spezza. Specialmente quando hai Cloud che ti costringe a questa anacronistica scena del lentamente, fin da 5 minuti fa. Insomma, va bene che deve essere allungato, ma qua si poteva lavorare molto meglio anche a livello di empatia. Proprio a livello di empatia. Cioè, sono tempi minimi. Mi sto spammando. Questo è il tempo minimo.
reso bene. Ore wa Sephiroth wo otte Makoro e to mukatta. Watashi wa papa to hinan shite ta no. Demo papa wa Sephiroth to hanasou to shite oikakete. Capite che qua ci hanno fatto camminare in una cutscene, non ci hanno fatto rifare le scale. Sephiroth, no? Sephiroth ga yatta no ne? Sephiroth, Sorcha, Makoro, Shinra, zenbu. Zenbu daikirai! Final Fantasy VII fa quasi stupore vedere una goccia di sangue. È effettivamente una goccia rispetto a quello che sarebbe potuto slash forse dovuto essere, ma visto che sta bene, tra virgolette, poi ne riparleremo in futuro. Nella sua memoria, tra virgolette, Cloud qua sviluppa la convinzione che lei sia morta, capite? C'è un po' di dissonanza, ma la seguiremo. Casa. Ore da io. Casa. Isso ni kono hoshi o torimodosou yo. Ore. Ii koto o kannaetan da. Yakusoku no chi e iko. Sephiroth! Bella scena questa. Bella casa. Mata yatsura ga kita yo. È un cuore sotto. Kaasan kara kono hoshi o ubatta. あいつらがもう悲しまないで母さんこれからは俺が一緒だからね Bella questa scena. よくもティファを村を故郷を <笑>俺は選ばれし やがて星の支配者となる信頼していたのに
はもう俺の知っているセフィロスじゃない！俺の記憶はここで終わりだ。あとは覚えていない。ノイシおいおいおいおいおい、英雄セフィロス訓練中に行方不明。そんなニュースお母さんと見たよ。そして何日か後に実は戦死だったって発表されたよね。うん、そうそう。ニュースを作ってるのはシンラだ。奴はやり放題だからな。信じる方がどうかしてる。はいはい、私信じてましたけど。あれだ、とにかくシンラが全部悪いってこと。Qui in inglese diceva una cosa più carina, ossia in realtà intendo dire che la Cina inganna gli onesti, una cosa del genere. Quindi hanno la localizzazione non sbaglia a creare intorno, però non è la mano dell'autore fino in fondo. Esatto, brava. È una presenza, lei è avanti, lei ha già finito il gioco. Sephiroth wa ano hi no tsuzuki o hajimetan da. ジェノバと共にこの星を取り戻して支配者になるとかいう計画の続きを。5年ぶりに？ごめんね、しつこくて。でも気になって。ジェノバってのもよくわかんねえな。ごめん、こうや慣れてなくて疲れちゃった。Non l'hai fatto per niente apposta. ガチガチ。Per tagliare corto, vero? ちょっと触らせて。大変。でも、なんとかできるかも。部屋行こ。じゃ、今日はこの辺にしとくか。結局、セフィロスが何してたかなんて俺たちに分かるはずねえしな。Bello voi. Oyasumi. Oyasumi nasai. Aeris, nechatta? Giri. クラウド、この5年間どこで何をしてたのかな。それ私に聞く？何でも知ってるのかなって。知ってたんだと思う。でも取られちゃった。消されちゃった。フィーラーに多分。私も取られたのかな。何を？私の記憶では5年前クラウドはニブルヘイムに来なかったの。Sei stato al gioco anche della biancheria.
se non ti ricordi, o meglio, se ti ricordi che non c'è stato, mannaggia voi, anche per amicizia, un segnale preoccupato, ed ecco che arriva. Hai fatto bene a rifletterci, Tifa. Cloud? Qui è difficilissimo perché stanno districandosi fra il voler inserire qualcosa della nuova narrazione e stare coi piedi di piombo per non toccare niente dell'originale. Ma questa cosa per me è molto dolce, molto bella che ci sia questo confronto. Trovo molto toccante la volontà di Tifa, trovo sincera la paura di Cloud, ma non è brillante come scelta. Come ne detta? Io? Nani ka atta no ka? Demo Cloud ni kikitai koto ga atte. Skoshi hanasanai. Oh. Ja, basho kaeyou ka. Kochi kochi. Immagino che non si possa fare giustamente niente. Perché io non possa fare... Esatto. Tifa wa ore ga koroshita hazu da. Naraba are wa dare da. Mattaku. Yudan mo suki mo nai da. Che bella calma di notte. Non c'è ancora una meteora in cielo. Mittogaru, acchi kana? Ano ne? Ore mo kikitai koto ga aru. Dozo. Peccato, perché qua Tifa avrebbe fatto un passo importante. 5 anni fa, ano hi, Makoro no naka de, ore wa Tifa o mita. Fukai kizu kara chi ga nagare dashite. Mou te okureta to omotta. Mi sono sbucciato peggio io, e non sto scherzando. Sore te... 私を疑ってるの? あの時とは別人じゃないかって Siamo proprio uguali, io e te. こんな風に疑われるなんて思ってもいなかった ね、見て ほら、あの時の傷 マコーロで私を助けてくれたのはザンガン先生だった。先生は私を抱えて命がけで川を下った。運ばれた先の医者さんは徹夜で手術。看護師さんたちはずっと私を見ていてくれた。そういう人たちのおかげで私は生き延びたの。クラウドはどうなの?村を出てから何をしてたの? この5年間は? 秘密の多い仕事なんだ。そうでしょうね。ごめん。部屋に戻るね。 Però la loro interazione è molto bella. La trovo sincera. Tifa è l'opposto di Aerith in questa storia, più di quanto non lo fosse nell'originale. Aerith è molto aggressiva, molto seducente, molto giocosa, molto cazzona, molto gioviale. Tifa è più... Purtroppo si stanno creando le vibes da Darling in the Franxx, non c'è niente da fare. Hanno creato il duo waifu, l'uno l'opposto dell'altra, così you can pick your favorite, porca puttana. Square.
però è una distinzione che mi fa piacere vedere. Watashitachi osananajimi tte iu hodo nakayoshi ja nakatta yo ne. Kamo na. Saikai ga ureshikute hashagi sugita kana. Un grande Cloud. Un grande. Il più grande. Ma sicuramente non per colpa tua. Io ci provo. Niente supernova materia, eh? Peccato. Si torna in stanza.揉めたのか。いや。これ以上問題は抱え込みたくねえ。いいな。寝る。夜は必ず明けるさ。Lui saggissimo che dice tranquillo, si fa pace facilmente. Se ne riparla. Ti vuole bene. Capitolo 2. Nuovi orizzonti. È finito il flashback. Questa è l'ultima parte che ho giocato nella demo. Poi ne riparleremo. Perché c'era la demo di un mese fa in cui ho approcciato l'area vicino a Junon e ho fatto il boss del... delfino. Molto bene, ragazzi. Questo è quanto. Il flashback di Nibelheim è per me qualcosa che purtroppo, se salti a pie pari, non perdi granché. Ed è un gran peccato. È importante, in tante cose è reso anche molto bene, in quelle che contano, secondo me, meno. Belli i ricordi di Nibelheim raccontati, le scelte in cui puoi andare a esplorare il villaggio, belle le interazioni con la voce fuori campo delle ragazze e di Cloud, bello, ma... Va bene. Tre save, che male non fa mai. 2 ore di gioco che diventeranno 150, probabilmente, aiuto, non vedo l'ora. Alla prossima, ci aggiorniamo. È stato un piacere, un onore, un dono. Voglio che Rebirth diventi anch'esso tale. Ne voglio un ricordo splendido. Mi raccomando, Square.